Gavina mi incaricò di realizzare i primi prototipi di una lampada particolare. Io sempre guardavo questo oggetto, dicevo, ma non, sarebbe bello fare una lampada. Misi in piedi questo puff, dove c'è una carica ironica, perché sempre ho usato il corpo come mezzo espressivo, per cui anche qua ho voluto mantenere questo. Questa carica ironica che Gavina voleva mettere all'interno della casa. Il progetto della mantilla potrebbe essere venuto fuori perché mio padre si era fatto fare dal suo sarto Bosi una bellissima mantella, e può darsi che mettendosela addosso così con questo gesto di eleganza sia venuto in mente di proporre una tacama. Estate, inverno, anche se mare, casa di mare, può cambiare di mantilla, manto. E dunque sono molto fiero di lavorare per il rilancio del paradiso terrestre. Prima non sapevo, io ho saputo e Gavina mi ha mandato di pubblicità sul giornale. E allora ho scritto Neco, e che cos'è quello? Allora è fatto, disegnato Neco e Taka. È piaciuto a Bina, subito ho cominciato a fare. E poi quello periodo anche sabato e domenica lavorava, anche Gavina. Gavina ascolta mio marito ascolta di Gavina. L'opera Altabella 23 è stata creata apposta per il rilancio di Paradiso Terrestre. I met Carlo Scarpa in Venice in 1973. Introduced me to Dino Gavina because he loved my art sculptures. When I showed the prototype of Garbo to Dino Gavina, he was very fascinated. Duchamp e signora Matta e Marrai. E mio marito queste. Ci siamo incontrati a Milano, io andavo a Milano per altre cose da Iolas, e assieme a Iolas c'era Gavina e Sebastian Matta. Iolas mi propose a Gavina, disse: guarda, questo giovane può farti qualcosa di interessante perché il suo lavoro mi piace molto e così. E Matta, che conosceva già il mio lavoro alla fonderia, disse: sì, Gavina, fa qualcosa con lui. Sempre vedevo questa carta, nello studio di c'è dappertutto. Ci sono 10-12 anni dopo, ti faccio vedere lo studio fotografato. Ed era sempre un riflettore, che era una là nello studio di Ruffero. Facciamo un prototipo che io consegnai a Dino Gavina proprio all'ultimo momento in stazione, e lui in partenza per Parigi con questo oggetto accartocciato mi disse: va bene, vado a Parigi a farla provare da Marrai. Gavina disse di questa idea di ultramobile qualcosa che non fosse prettamente design, ma qualcosa di più legato anche all'arte, alla scultura. Si può leggere in tanti modi, ti dà soprattutto una forma di sensualità, e c'è anche il risultato di muovere questi particolari rocchetti anatomici. Il modo di costruire all'interno dei giochi geometrici.
itself swings by air. It's gentle and soft, elegant and graceful. Garbo creates subtle shade and exquisite shadow. Mi sono ispirato della storia dell'arte legato a Dino Gavina per disegnare questo tessuto. Mi sono ispirato anche dei futuristi come Giacomo Balla con i suoi fiori per creare questo disegno, anche del cinetismo e dell'epoca degli anni 70. Abbiamo sviluppato questo tessuto con la ditta Pierre Frey, che ha questa possibilità di sviluppare su misura un tessuto con le tecniche tradizionali. Si chiama Altabella 23, che è la via di dove stava il negozio Gavina, disegnato la scarpa. E per disegnare il vaso abbiamo ripreso le dimensioni e la forma di questo di un foro presente all'interno della colonna centrale dello spazio, e abbiamo creato una sorta di calco del vuoto all'interno di questa colonna. La collezione The Overside per Paradiso Terrestre, che c'è dei tappeti, dei tavoli, e sono ispirati della piega. La piega che si trova nella scultura barocca, ma anche nelle surrealisti, che è una piega falsa, che è un'illusione di un volume che non esiste. Il tappeto è fatto in due materiali, che è la seta vegetale e la lana. Il vaso esiste in tre colori, verde, blu e giallo ocra. E per ogni colore esistono 10 esemplari. E per crearlo abbiamo lavorato in collaborazione con i vetrai di Murano, quindi attraverso una ricerca della produzione che originariamente Scarpa utilizzava per i suoi vetri, siamo entrati in contatto con Simone Cenedese, che ha prodotto la serie di vasi. E dopo tanti anni riprendere in mano un'idea che è sorta in un certo periodo, con certi personaggi, però è stata proposta in un modo semplice, mi è piaciuto e ho accettato, insomma. È stata un'emozione tornare a collaborare per dare continuità a questo progetto dopo quasi 50 anni dal suo primo esordio.